In apertura vorrei anch'io dirvi grazie per questa accoglienza, per il numero così alto di persone di Bergamo che sono qui presenti, soprattutto per quell'aggettivo che è stato usato dal vostro sindaco, l'aggettivo dell'affezione, dell'amicizia, l'aggettivo caro, che forse, non lo sapete, deriva dal greco charis, che vuol dire grazia, una delle categorie fondamentali della teologia paolina, e grazia ha generato con questo termine greco charis la parola caritas latina, quindi la carità, quindi il caro, quindi la carezza, cioè tutto il filo lessicale dell'amore, dell'amicizia. Ecco, e questa sera tra l'altro il tema che è stato proposto a me, che è proposto a tutti voi durante questo itinerario, è indubbiamente un tema legato anche alla questione amore. Io vorrei con voi, data l'immensità anche dell'argomento, parlare della generazione, vorrei svilupparlo con voi in maniera molto semplice e per certi versi ricorrendo anche a quella strada più illuminante, che è quella dei simboli. Io presenterò davanti a voi sostanzialmente tre simboli. Il primo è l'archetipo, la categoria archetipo, ciò che sta in principio. La seconda categoria è invece, il secondo simbolo, è l'albero. E il terzo invece sarà la casa. Vediamo allora subito questo percorso insieme attraversando questi tre movimenti, questi tre luoghi simbolici. Il primo è forse il più apparentemente arduo, cioè l'archetipo, studiare ciò che sta in principio, ciò che sta alla sorgente che genera poi un fiume verticale discensionale. Ecco, partiamo proprio dall'imprincipio assoluto, trascendente, divino, la Trinità. I credenti che sono qui presenti ogni domenica nella liturgia ripetono di Cristo generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. C'è quindi questo filo paterno-filiale nella divinità cristiana per eccellenza, la divinità trinitaria. Un filo paterno-filiale che è animato dall'amore, lo Spirito Santo. Il 28 gennaio del 1979 in Messico Giovanni Paolo II diceva: «Il nostro Dio cristiano, nel suo mistero più intimo, non è una solitudine, ma una famiglia. Dal momento che ci sono in lui la paternità, la filiazione e l'essenza della famiglia che è l'amore. Quest'amore nella famiglia divina è lo Spirito Santo. Così il tema della famiglia e della generazione non è affatto estraneo all'essenza divina». Ecco il primo archetipo, l'archetipo teologico. C'è però anche un secondo archetipo, ancora teologico, ma con una qualità differente, ed è la genealogia, la generazione storica del Figlio di Dio. Il fatto che egli entri nell'interno della storia degli uomini attraverso i meccanismi di una generazione. E il capitolo primo di Matteo e il terzo di Luca contengono quella famosa genealogia, duplice genealogia, diverse sono tra di loro, l'una è discensionale, l'altra è ascensionale, che comunque ha come meta ultima, cito Matteo in questo caso, Giacobbe generò Giuseppe,
lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. Ecco la generazione da Maria. Quindi c'è un secondo archetipo, che non è più quello eterno e infinito, immerso nella trascendenza. È il trascendente, il divino che entra nella storia, con una generazione umana, quella di Cristo che è anche, non solo figlio di Dio, ma anche figlio dell'uomo. Terzo archetipo, è l'archetipo che è dentro tutti noi, perché tutti noi siamo stati generati. È la generazione, però, che io tengo ancora in ambito teologico. Ed è la generazione cristiana, perché noi abbiamo avuto, sempre se seguiamo questo filo, la generazione divina, la generazione divino-storica, c'è poi una generazione divino-storica che è quella dell'umanità credente, non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio. E genefesan in greco, sono stati generati, e questi sono stati generati sono i cristiani. C'è quindi un archetipo teologico anche in noi, che viene espresso molto bene, in maniera molto suggestiva, dalla prima lettera di Giovanni, con due battute che io vi vorrei citare. Chiunque ama è stato generato da Dio. Chiunque crede che Gesù è Cristo è stato generato da Dio, e chi ama colui che ha generato ama anche chi da lui è stato generato. Quindi vedete che il filo dell'amore della generazione è, sale verso l'alto, verso Dio, ma sale anche verso chi è stato generato, il prossimo cristiano. Ecco allora il terzo archetipo, questo archetipo della generazione cristiana. Ma c'è un quarto e ultimo archetipo, che è indubbiamente quello che non riguarda più soltanto la teologia, che non riguarda neppure più l'antropologia teologica, è quello che riguarda l'umanità tout court, perché tutti, indipendentemente dalle fedi, indipendentemente dalle esperienze culturali, sono tutti stati generati. Ed è per questo che la generazione umana costituisce uno, appunto, degli archetipi fondamentali. E quel, pensiamo al romanzo di Turgenev, questo famoso romanzo del 1862, che narra proprio la storia travagliata nell'interno di una famiglia delle varie generazioni, si intitola Padri e figli. Basta così per definire alla fine l'umanità. E sappiamo anche come questa generazione sia spesso drammatica. Non sia assolutamente una generazione, lo vedremo durante il nostro percorso, pacifica. Pensiamo in questo caso a un altro romanzo e a un film correlato, Padre Padrone di Gavino Letta e il rispettivo film dei fratelli Taviani, dove questa realtà umana universale è vista anche nel suo lato oscuro, nella sua penombra. E pensiamo, se vogliamo poi, e non sarà compito mio adesso sviluppare questo aspetto, pensiamo che cosa, quanto ha ricamato su questo rapporto padre-figlio, su questi due anelli fondamentali, cosa ha ricamato, per esempio, la psicanalisi, il complesso di Edipo, il complesso di Elettra e così via. Ecco, io questo ultimo archetipo, quello di cui tutta l'umanità è partecipe, lo voglio rappresentare attraverso le parole della Bibbia e le parole dell'antica cultura, senza voler aumentare poi le citazioni, perché sarebbero infinite, della Bibbia, Coelet, l'Ecclesiaste, capitolo primo al versetto quarto. Una generazione se ne va, una generazione subentra,
su una terra eternamente ferma. Il vero dinamismo della storia e della realtà agli occhi di Coelet è la generazione. E voi vedete che per questa via introduce quella categoria che è capitale per noi, è la nostra pelle, è la nostra interiorità profonda, una categoria da cui non possiamo sottrarci, è la categoria del tempo. E il tempo con le generazioni è proprio la scansione visibile, carnale, sperimentale, tant'è vero che il padre guarda o la madre guardano al figlio come al futuro. Tant'è vero che tutte le volte che accade una morte prematura da parte del figlio, i latini dicevano: questo è l'unico justus dolor, è l'unico dolore che ha la legittimità di urlare, di protestare. Perché? Perché effettivamente va contro la natura. Padre e figli, madre e figli, l'ordine del tempo è questo, non può essere ribaltato. Già nel 2000 avanti Cristo, pensate, la cultura egizia, con un canto molto celebre peraltro, detto il canto dell'arpista, che accompagna quasi con la musica le sue parole, diceva: le generazioni passano via, altre ne succedono, così che i giovani subentrino al posto degli antenati. È la logica della natura, la generazione. È il tempo, il vero orologio autentico, non quello atomico di Stoccarda o degli altri luoghi dove si misura il tempo cosmico. Questo è il tempo esistenziale. Ed è per questo che nell'interno, apro una piccola parentesi di tipo filologico, è interessante notare come nelle lingue, nella lingua della Bibbia, partendo dalle lingue orientali, generazione si dice dor, che vuol dire tante cose, ma soprattutto generazione. La categoria fondamentale è la circolarità, anzi è lo spazio circolare, la tenda nella quale la famiglia genera e continua a muoversi a circolo. Tant'è vero che in arabo la stessa radice, che dà origine alla parola dor, indica la circonferenza. Indica la ciclicità. Se c'è una cosa scontata è la generazione, che permette all'umanità di sopravvivere nel tempo. A questo punto io vorrei passare al secondo simbolo, dopo gli archetipi fondamentali teologici e antropologici. Teologico alto, teologico cristologico, teologico cristiano, umano, semplicemente. E uso l'immagine, ho detto, già l'ho annunciata, questo ci fermeremo di più, l'immagine dell'albero. Uso per descriverlo la Bibbia ancora. Prendo un versetto della Bibbia. Dal libro del Siracide, capitolo 14, versetto 18. Siracide è un sapiente, un autore del secondo secolo avanti Cristo. In realtà il suo nome completo era Gesù ben Sira, Siracide. Sentite anche la fragranza di questa immagine, che tra l'altro è anche presente nella letteratura greca, nella poesia greca. Come delle foglie spuntate su un albero verdeggiante, l'una cade e l'altra sboccia, così sono le generazioni di carne e di sangue. L'una muore, l'altra viene all'esistenza. Ecco allora il nostro compito. Il compito adesso è di disegnare l'albero genealogico.
Io lo disegnerò in tre elementi fondamentali, che sono scontati peraltro. Qual è il primo elemento? Indubbiamente la radice dell'albero. La radice dell'albero qual è? È la coppia, indubbiamente. La coppia che genera. E qui io vorrei prendere come riferimento un famoso passo, che è in questo caso proprio, diremmo, in principio alla Bibbia, nel capitolo secondo. Vi ricordate la famosa avventura di Adamo? Adamo sappiamo bene che nell'ebraico non è un nome proprio, come usiamo noi, ma è un nome comune all'articolo, a Adam, cioè l'uomo, vuol dire l'essere color ocra, colore dell'argilla, quindi l'uomo fragile. Ebbene, vi ricordate quell'avventura? Egli ha un respiro che viene da Dio, ha un filo che lo lega a Dio. Giobbe dirà, dalle nostre labbra esce un filo che il cui capo estremo è tenuto da Dio. Se Dio lo ritira, noi piombiamo nel nulla. Il rapporto con l'alto. Però l'uomo ha un altro rapporto, verso il basso. Guarda gli animali, la materia, dà il nome agli animali. È stato posto sulla terra, dice sempre quel capitolo secondo della Genesi, per coltivarla e custodirla. L'uomo è l'uomo tecnico, l'uomo technicus, l'uomo lavoratore, che ha un rapporto con la materia. L'uomo senza lavoro è un uomo incompleto. Pensiamo ai nostri giorni, cosa vuol dire il dramma della disoccupazione. È l'incompletezza della persona che non può plasmare, oltre a non poter sostentarsi, non può creare, realizzare le sue capacità. Ma giunto alla sera della sua esperienza di uomo credente e della sua esperienza di uomo lavoratore, di uomo tecnico, di scienziato se volete anche, l'uomo è incompleto, è infelice. Perché? Perché non aveva trovato un aiuto che, la traduzione della Bibbia di solito è un aiuto che gli sia simile. In realtà, come spesso ho fatto sottolineare, tutte le volte ho avuto occasione di parlare di queste cose, in ebraico abbiamo un'espressione che è folgorante, nonostante la povertà di questa lingua, che è fatta soltanto di 5.750 vocaboli. Ebbene, ciò che manca all'uomo è un aiuto che negdo, che vuol dire che gli stia come di fronte, come davanti. Vedete, noi guardiamo verso l'alto, grande avventura, la filosofia, la teologia, la fede, il pensiero, la poesia, l'arte. Guardiamo verso il basso, trasformiamo la materia, ma siamo, non esiste ancora l'uomo completo, l'uomo e la donna completa. Quando accade? Quando appunto trova un altro essere simile, un alleato, con gli occhi negli occhi, col quale tu possa stabilire un dialogo che è un dialogo per cui tu trasferisci in lui il tuo dolore o la tua gioia, anche solo attraverso il linguaggio degli occhi, come diceva, ha citato spesso Pascal, che diceva nell'amore, come nella fede, i silenzi sono molto più eloquenti delle parole, perché quando i veri innamorati hanno esaurito l'arsenale delle loro parole, le ripetizioni che sono tipiche, ti amo, ripeto, che cosa, dove approdano se sono veramente innamorati? Approdano al linguaggio degli occhi, si guardano negli occhi e quel silenzio è molto più eloquente delle parole. Ed è a questo punto allora che quando l'uomo ha trovato la sua donna e la donna ha trovato il suo uomo, in questa parità, vedete, parità, gli occhi negli occhi, non giocate, come spesso si fa ironicamente, sulla categoria costola, per dire che la donna quindi è un essere, no, perché se noi teniamo presente che nelle letterature orientali, a partire dal sumerico per esempio, ti, la parola ti, significa contemporaneamente costola e vita.
Per cui si vuol dire che la donna e l'uomo sono la stessa vita. Non per nulla, ed è questa la conclusione quasi di questa mia prima riflessione, la radice, la conclusione è nel capitolo secondo, al versetto 24 della Genesi, quando si dice l'uomo lascerà suo padre e sua madre, vedete la generazione sempre, e si unirà a sua moglie e i due saranno basar echad, una carne sola. Che cosa vuol dire una carne sola? Beh, è evidente, la Bibbia non ha nessun imbarazzo nei confronti della sessualità, che la considera come un dono divino, lo vedremo anche. Per cui, naturalmente, l'abbraccio sessuale, l'abbraccio generatore, tra l'altro. Ma è solo questo? L'uomo è capace solo di sessualità? Noi lo sappiamo bene, l'uomo è capace di eros. L'eros l'animale non ce l'ha, l'eros è la scoperta della bellezza dell'altro, della tenerezza, del sentimento, della passione, della comunione. Ma l'uomo è capace ancora di più, è capace dell'amore, della donazione reciproca totale. Ed ecco allora il rilievo che ha questa componente ulteriore della carne, una sola carne, cioè l'unione delle vite, l'unione delle esistenze, per cui l'altro è quasi la carta d'identità dell'altro. Ricordate la famosa dichiarazione della sposa del Cantico dei Cantici, che tra l'altro nell'ebraico è una poesia ritmata, poetica, qualitativamente musicale, che dice appunto: il mio amato è mio, io sono sua, io sono del mio amato, il mio amato è mio. Ed è questo la carne sola. Ma c'è una terza interpretazione possibile che è stata sostenuta da un famoso studioso della Bibbia tedesco, Gerhard von Rad, il quale sosteneva che in realtà quella carne sola è il figlio che viene generato, il quale partecipa sia del padre sia della madre in una unità, portando in sé l'ereditarietà di entrambi. Ed è per questo motivo, allora vedete, che dall'amore, da questa radice della coppia, la generazione sboccia, cresce. Adesso vedremo il tronco e i frutti di questo albero. Ecco, io vorrei aggiungere a questa mia riflessione sulla radice dell'albero della generazione, vorrei aggiungere due piccole testimonianze che metto così al vostro ascolto come commento ideale e che sono, a mio avviso, particolarmente suggestive. La prima la prendo dalla tradizione ebraica, dal Talmud. Non le donne che sono qui presenti non si impressionino per il linguaggio, adesso noi, il nostro linguaggio è mutato, è un linguaggio tendenzialmente maschilista, però ha in sé una dimensione di grande intensità umana e spirituale. Dice questo passo del Talmud: state molto attenti a non far piangere una donna, lo dice i maschi. Pensiamo che cosa vuol dire ai nostri giorni questo problema, non entriamo nel dramma che è continuamente quotidiano, indice d'accusa e puntato contro il maschio ottuso, incompleto, lui sì che è incapace. State molto attenti a far piangere una donna perché Dio conta le sue lacrime. E poi continua. La donna è uscita dalla costola dell'uomo, non dai piedi, perché dovesse essere calpestata, né dalla testa, per essere superiore, ma dal fianco, per essere uguale, un po' più in basso del braccio, per essere protetta, ma dal lato del cuore, per essere amata.
Ecco, questa rappresentazione, detto, è impostata maschilisticamente, però è significativa, vedete. Esce perché ha la stessa realtà e al tempo stesso è oggetto di un amore. E dall'altra parte nel cristianesimo questa unità d'amore riceve un suggello trascendente ulteriore che Paolo chiama il mistero e che è per noi, nella visione cristiana, il sacramento del matrimonio. E qui è stato citato anche prima, nelle prefazioni all'incontro, il teologo martire del nazismo, Dietrich Bonhoeffer, commentava così: il matrimonio è più del vostro amore reciproco, di voi uomo e donna. Finché siete voi soli ad amarvi, il vostro sguardo si limita nel riquadro isolato della vostra coppia. Entrando nel matrimonio, siete invece un anello della catena di generazioni che Dio chiama al suo regno. Cioè, vedete, entra il divino attraverso il sacramento. E allora non è più una questione di generazione temporale o familiare, è ormai la generazione dei figli di Dio, della famiglia, del regno di Dio. Passiamo ora al secondo elemento, dopo la radice, l'albero coi suoi frutti. E qui vorrei ricordare che evidentemente, l'abbiamo già anticipato, se una carne sola vuol dire anche il figlio, qual è il tronco di questo albero? È la generazione dei figli, sono i figli. Ecco, io qui vorrei subito dirvi una cosa curiosa, per esempio nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento, qual è la prima parola più usata? Beh, qui non si sbaglia perché è difficile che non sia così in un testo sacro. 6.828 volte è la parola Yahweh, quella che noi diciamo Yahweh, il tetragramma sacro, il nome di Dio. Ma qual è in assoluto la prima parola umana, diremmo, concreta, legata alla storia, che viene usata dalla Bibbia, dopo il nome di Dio? È il nome Ben, figlio, che ricorre nell'Antico Testamento 4.929 volte, quasi 5.000. 6.800, 5.000. Vedete come il figlio diventa una componente fondamentale, anche perché ha tutte quelle categorie che dicevamo prima. Pensiamo, quando noi apriamo la Genesi e cominciamo a leggere, per noi sono così noiose quelle pagine, ma in realtà per loro erano estremamente significative, le pagine delle genealogie. Le genealogie era raccontare la propria storia con quegli anelli di nomi, che avevano ammiccamenti, allusioni, elementi storici e fantasiosi, anche mitici, ma che costituivano proprio la l'ossatura del popolo di Dio, il tronco. E anzi, la parola Ben deriva da una radice ebraica, Bana, che vuol dire, pensate un po', costruire, edificare. Sentite queste parole del Salmo 127. Se il Signore non costruisce, Banà, la casa, invano vi faticano i costruttori. Eredità del Signore sono i figli, Ben. È un suo premio il frutto del grembo. Come frecce in mano un guerriero sono i figli avuti in giovinezza, beato l'uomo che ne ha colma la faretra. Evidentemente qui c'è la rappresentazione di una società agricola, nella quale le braccia per i campi erano fondamentali. Però vedete, la casa, invano costruisci le mura, la vera casa, e arriveremo poi al tema della casa, sono i figli.
è cioè le pietre vive di una famiglia. Tant'è vero che il salmo successivo, subito dopo il 128 che è usato spesso nella liturgia nuziale ebraica e cristiana, è il salmo che rappresenta in un idillio la famiglia, diremmo noi, in una domenica che è seduta a tavola, c'è il padre al centro che vive del lavoro delle sue mani, altra questione importante, e che ha accanto la moglie che è come una vite, l'immagine degli alberi mediterranei fecondi, la vite feconda, e i figli, l'altro albero mediterraneo, l'ulivo, che sono come virgulti d'ulivo. E poi subito dopo, e faremo un cenno tra poco anche a questo, direi l'obiettivo del poeta passa dall'interno, l'interno di una famiglia, ed esce e va a Gerusalemme e proclama la benedizione e la pace su Gerusalemme, perché la famiglia è il nucleo, è la cellula vitale della società, del popolo, della comunità. È per questo che uno dei comandamenti lapidari che scendono dal Sinai è un comandamento legato proprio al rapporto generazionale. Onora tuo padre e tua madre, in modo tale che esista questo equilibrio tra padri e figli. Ebbene, questa realtà è così importante da essere nell'interno della realtà umana, e questo lo abbiamo dalla Bibbia, Genesi 1,27, da essere la vera immagine di Dio. Qui idealmente ci colleghiamo all'archetipo da cui siamo partiti. Perché? Cosa si dice in Genesi 1,27? In Genesi 1,27 c'è una costruzione del testo che è poetico, secondo le regole proprie della poesia semitica, che è fatta di parallelismi, il parallelo. Chiedete ed otterrete, picchiate vi sarà aperto. Vi ricordate? Cristo parla spessissimo così nella maniera semitica, con la ripetizione, che approfondisce il concetto. E là si dice, Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Vedete il parallelo? Chiastico. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Qual è adesso il parallelo di immagine di Dio? Maschio e femmina, li creò. Vedete, come esiste il creatore che dà origine alle meraviglie dell'universo e all'esistenza della creatura umana, così la creatura umana, maschio e femmina, è l'immagine più esplicita del creatore. Perché? Perché genera. Ed è per questo che allora l'atto creativo acquista nell'interno della teologia cristiana, ebraico-cristiana, un rilievo estremo. Perché immagine di Dio non è l'anima per la Bibbia, che è in noi, non è la nostra intelligenza, è invece questa capacità di amore fecondo, di amore generativo, naturalmente con tutte le gradazioni che può comportare la fecondità dell'amore umano. Ecco allora questo particolare frutto, o tronco, se volete, tronco e frutto che sale verso l'alto e che sono appunto i figli, le generazioni. La coppia, generando, diventa immagine di Dio. Se noi, c'è ancora qui, possiamo ricorrere ancora a una frase di Pascal, il quale diceva, se esiste l'amore, esiste Dio. Perché una realtà così vitale, così straordinaria, perché se l'amore è autentico, è l'immagine più alta di Dio, tant'è vero che Giovanni non trova altra definizione se non quella del dire che Dio è amore. Ebbene, se esiste in mezzo a noi questa realtà, noi non l'abbiamo potuta produrre da soli. È un segno del divino che è entrato in noi. Ma terzo elemento
di questo albero. Questo albero dà anche frutti spirituali, cioè ciò che si genera non è soltanto la pura e semplice sequenza biologica, è molto di più. Tant'è vero che noi abbiamo, per esempio, il problema della educazione. Gli animali danno alla luce, gli uomini generano, e generare, uomini e donne, e generare è una realtà molto più complessa. Purtroppo accade che tante volte molti genitori mettono al mondo e gettano nel mondo. Ma la realtà umana della generazione è ben diversa, è una creazione nel senso pieno del termine. Allora esistono tante componenti, naturalmente, adesso io non entro nell'interno della dimensione, della formazione, dell'educazione, quante pagine sono state scritte all'interno della storia dell'umanità. Noi sappiamo bene che uno degli elementi fondamentali, per esempio, dell'istruzione, della scuola stessa, che continua con la famiglia, la generazione autentica, non è soltanto quella di dare dati, è quella di formare. Lo diceva molto bene quel grande pensatore moralista francese, era Montaigne. Lui diceva: non basta fare un tête bien pleine, piena, ma bisogna fare nel figlio una testa bien faite, fatta bene, non arredata soltanto di tanti elementi, ma plasmata. È per questo che allora esiste questo grande compito dei genitori, che purtroppo, a cui tante volte rinunciano tranquillamente, di far sì che la loro generazione non sia solo biologica, ma esistenziale, sia sapienziale, sia totale. Ed ecco allora che qui entra anche la dimensione spirituale. Stiamo parlando dal punto di vista anche religioso. E qui, tra l'altro, vorrei proprio fare riferimento a un testo che è stato citato nelle premesse, che si sposa con un altro testo che è incastonato in uno dei momenti fondamentali dell'esistenza del popolo ebraico. Uno dei momenti fondamentali, come noi sappiamo, è il momento dell'Esodo, nella notte di Pasqua. E la notte di Pasqua ha un rito che, come sappiamo, era un rito nomadico, è il rito dei pastori della transumanza, che andavano verso nuovi pascoli, che quindi compivano un rito non rompendo le ossa dell'agnello per offrirlo a Dio, perché ridonasse moltiplicato nei parti del gregge. C'era l'ungere col sangue i pioli della tenda per proteggere dagli spiriti maligni. C'era tutto un rituale che gli ebrei assumono, ma che gli ebrei trasformano in chiave storica. È la storia della liberazione loro. Ebbene, in quella notte, così come anche nella celebrazione degli azzibi, noi ascoltiamo queste parole. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore? Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Vedete già, le generazioni. Ma a questo punto entra quell'elemento che ancora adesso nella Seder, nella cena pasquale ebraica, lo si fa attraverso un curioso gioco dialogico tra il padre e il figlio. E c'è già qui. Quando i vostri figli vi chiederanno: che significato ha per voi questo rito? Voi direte loro: è il sacrificio della Pasqua del Signore, il quale è passato oltre le case degli israeliti in Egitto, quando colpì l'Egitto e salvò le nostre case. Vedete il figlio che domanda al padre.
Questo è l'elemento fondamentale, tra l'altro, nell'interno della famiglia. L'elemento fondamentale è la domanda. Il figlio, d'altronde, il bambino, già di sua natura, è la creatura più innocente di fronte al mondo. Poi lo roviniamo noi. Ma comunque è colui che lancia le domande, il perché incessante. E quel perché tante volte è talmente incisivo da essere simile proprio al segno grafico. Vedete, il segno grafico dell'interrogazione nelle nostre lingue è qualcosa che artiglia. Tant'è vero che Oscar Wilde diceva, come si ripete spesso, che a dare le risposte sono capaci tutti, ma a fare le vere domande ci vuole un genio. E ci sono delle domande che sconvolgono, che inquietano, che tormentano le coscienze. Ecco allora la domanda sul senso del rito. Questo lo si ripete anche per gli azimi. Ma, nelle premesse ho detto, si è ricordato un salmo di cui io vorrei leggere anche in questo caso alcune battute. È il salmo 78, è il salmo della catechesi generazionale. La fede si trasmette attraverso la sequenza delle generazioni. È la pagina viva dove vengono scritte le parole di Dio. Infatti, diceva il Concilio Vaticano II, i primi maestri della fede sono, per i loro figli, sono i padri e le madri, i genitori. Ecco allora alcune battute di questo salmo, di cui avete già sentito però alcune frasi. Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, noi non lo terremo nascosto ai nostri figli, narrando alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del Signore e le meraviglie da Lui compiute, perché le conosca la generazione futura, i figli che nasceranno. Essi poi si alzeranno a raccontare i loro figli perché ripongano in Dio la loro fiducia. Vedete questa genealogia della comunicazione della fede. E qui è un altro grande capitolo che nell'interno ormai delle nostre famiglie e anche delle comunità tante volte si è spento, si è estinto. Pensiamo che cosa vuol dire tante volte la presenza nell'interno della famiglia, magari soltanto con quel Moloch che è diventato il nuovo Dio, che può essere o il computer, lo schermo del computer, o può essere il televisore. E il linguaggio, il dialogo, questa trasmissione anche dei valori, se si vuole, sempre più si sterilisce. Siamo giunti al secondo momento, adesso l'ultimo che ci attende. Secondo momento, abbiamo detto, è l'albero. L'albero con la radice della coppia, il tronco dei figli che sono le generazioni, immagine del Dio creatore che continua, la statua più evidente di Dio, più vivente di Dio nel mondo, sono i figli che nascono, fino a quel frutto supremo che è non soltanto il figlio materiale, fisiologico che avete davanti, ma colui che voi avete anche aiutato ad entrare nel mondo. E qui a questo proposito si potrebbe ricordare quella bella pagina, che però viene usata in un altro senso, da quel filosofo, grande filosofo cristiano dell'Ottocento danese, Søren Kierkegaard, quando racconta la grande prova di Abramo, In timore e tremore si intitola la sua opera, quando cioè Abramo sale sulla vetta del Monte Moria e lì viene generato anche lui come vero credente, con una prova che è una prova sconcertante. Ebbene, lui, questo filosofo, parte da un'immagine che avete sicuramente sentito e che tra l'altro fa parte anche della cultura semitica. Quando la madre deve svezzare suo figlio, staccarlo dal seno, dice questo filosofo, si tinge di nero il seno, usano così in alcune tribù ancora. Perché? Perché il figlio non riconosca più il seno e quindi non si attacchi più, trovando lì
la sorgente del cibo prima di tutto e poi la psicanalisi, pensate cosa ha costruito sul rapporto quindi con la madre in questo momento e così via, la fonte anche del suo piacere quasi, viene staccato. In quel momento, continua il filosofo, dice, il bambino odia sua madre, perché lo stacca da sé, lo stacca da quella sorgente di vita, di cibo, di piacere. Eppure, dice, mai come in quel momento quella madre ama suo figlio. Perché? Perché lo stacca da sé e lo fa entrare nel mondo, lo fa diventare creatura con la sua libertà, con la sua autonomia, con la sua coscienza. E la libertà è una grande avventura, un'avventura difficile, una scelta problematica e sconcertante alcune volte. E ci sono delle madri, ecco qui che cosa significhi la vera generazione. Ci sono delle madri che non staccano mai dal seno il loro figlio e figli che non vogliono mai staccarsi dal cordone ombelicale, come diciamo noi. Ed è per questo che sono quelle creature, vedete, sempre, le avete incontrate tutti, credo, nella vita, sempre paurose, sempre comunque con il desiderio di trovare sicurezza, di trovare una, non una loro identità. Terzo e ultimo simbolo, ho detto, la casa. Beh, la casa, tra l'altro, è una parola che nell'Antico e nel Nuovo Testamento ricorre moltissimo. Pensate, bait, bet, in ebraico, betlemme, bet, ricorre 2092 volte. Nel Nuovo Testamento, oikia, oikos, in greco, ricorre 209 volte. E beh, qui adesso, evidentemente, io non entro nel tema della famiglia. La famiglia è il grande grembo in cui quell'albero, dalla coppia, radice, cresce. E la famiglia è costituita da tutto l'insieme dell'albero, contemporaneamente. Ecco, e qui dovremmo fare tante, tante considerazioni. Uno dei grandi antropologi, uno dei grandi maestri del passato dell'antropologia, Claude Lévi-Strauss, nel 1952, in un suo saggio famoso, scriveva: «La famiglia, come unione più o meno durevole, socialmente approvata, di un uomo, una donna e i loro figli, è un fenomeno universale, reperibile in ogni e qualunque tipo di società». L'umanità, vedete, è duale. Non entriamo adesso in una discussione, farò in finale anche un cenno, però è di sua natura, è duale nell'interno. E questa dualità è il principio fondamentale della creatività, la reciprocità. Ed è per questo che allora la famiglia, con, vedete, la coppia che genera, i figli e così via, insomma questo crescere fino ai nonni, si intende, tutta, è una delle categorie fondamentali culturali. Però la famiglia, sappiamo bene, è realtà umana, realtà fragile, realtà caduca come è la realtà umana. Poco prima del mese delle vacanze, insomma, ho portato da Papa Francesco la vedova di Borges, grande scrittore argentino, che io amo molto peraltro, e che ha conosciuto molto bene Papa Francesco, perché Papa Francesco, quando era professore in un collegio dei gesuiti a Santa Fe, l'aveva invitato per una settimana a tenere lezioni ai suoi ragazzi sul modo con cui si scrive, con cui si compongono i racconti. E lui era stato lì molto volentieri. La vedova, io ho conosciuto la vedova Maria Kodama, ancora ovviamente è una giapponese di origine, ed è venuta a portare al Papa la nuova edizione integrale delle opere di Borges. Tra l'altro il Papa ha detto anche una cosa, Papa Francesco, una cosa che ha impressionato anche Maria Kodama, che dice: «Oh, finalmente abbiamo una buona edizione, speriamo, perché quella precedente era piena di errori». Ed era vero questo.
questa, poi dopo lui ha regalato a me comunque questa raccolta enorme di opere, perché ha scritto tanto Borges. E così abbiamo aperto sulla prima raccolta poetica, perché l'ho scelta io anche per leggerla così col Papa e con lei, perché questa raccolta poetica è intitolata Fervor de Buenos Aires, fervore di Buenos Aires, fervore della vita di Buenos Aires. È la prima opera poetica, 1923. Ebbene, Borges immagina di camminare per le strade di Buenos Aires. È un'esperienza che anch'io qualche volta faccio proprio idealmente, io amo molto camminare per le città, anche perché penso a quello che devo scrivere poi, non mi disturba il movimento della città. E provate anche voi a fare qualche volta questa esperienza, magari sul far della sera, quando si accendono le luci nelle case. E lì è che quanti misteri ci sono dietro quelle pareti, tragedie anche certe volte, eroismi straordinari. Alcuni veramente sono eroi, genitori sono eroi quando hanno un problema, per esempio pensavo di un figlio drogato, sono eroi non soltanto un anno e lo lasciano, sono meritevoli, ma sono eroi quasi tutta la vita e di loro non può fare a meno il mondo di questo eroismo così. Ebbene, ci sono tutti questi, e lui c'è un verso, abbiamo letto, ho fatto leggere questo verso, che in spagnolo suona così. Poi lo traduciamo, ma è molto semplice. Toda casa es un candelabro donde arden con aislada llama las vidas. Ogni casa è un candelabro sul quale ardono in fiamma isolata, aislada, le vite. È una rappresentazione, questa, vedete, è una fiamma focolare, focolare diventa l'immagine della famiglia, però certe volte è una fiamma che brucia, che incendia, che devasta, oppure sono fiamme isolate, aisladas, fiamma isolata, aislada, llama. Ecco, in questa luce dobbiamo dire veramente che la casa diventa perciò un luogo, una sede profondamente umana per l'esperienza generazionale nella sua capacità dialogica, ma diventa anche la grande sede, il grande tempio. Continuiamo, se è vero che la generazione è immagine di Dio, diventa anche il grande tempio di Dio. Ed è per questo che allora nel Nuovo Testamento che cosa abbiamo? Catoichia necclesia, la chiesa domestica, la chiesa nella quale si celebra l'Eucaristia, la chiesa nella quale la tavola quotidiana dove si mangia il pane, dove si beve il vino, dove ci sono le carni, a una tovaglia nuova dove c'è invece il corpo e il sangue del Signore, si celebra l'Eucaristia. È la rappresentazione, direi quasi anche, della casa vivente, perché non sono quelle pareti la famiglia, la vera casa, lo dicevo prima, sono coloro che sono nell'interno. E voi sicuramente avrete sentito che quando Davide vuole costruire il Tempio di Gerusalemme, e il Tempio di Gerusalemme, il nome con cui si chiama il Tempio è Bait, casa in ebraico, casa, la casa di Dio, il Signore cosa gli risponde attraverso il profeta Nathan? No, non sarai tu a costruire una casa a me, ma sarò io che costruirò una casa, una Bait, Bet, a te. La tua discendenza, nella quale io sarò presente. Ecco, vedete, c'esiste, lui pensava al Tempio come il luogo privilegiato per imprigionare Dio, avere Dio cittadino del proprio regno. E Dio gli risponde, no, sono io che ti costruisco una casa
e questa casa è il tuo casato, è la tua discendenza, è la tua, sono le tue generazioni dove io sarò presente in maniera vivente e alla fine col Messia. Ecco, per questo motivo io credo che dobbiamo riportare ancora nella nostra riflessione, nella nostra attenzione anche pastorale, questo grande mistero che è la famiglia, dove c'è tutto il peso dell'umanità, tutta la fragilità, tutte le fiamme che bruciano o le fiamme isolate, le solitudini disperate, pensate cosa vuol dire tante volte nell'interno di queste case, quando non c'è più nessun dialogo, quando la radice stessa è secca perché la coppia non esiste più, oppure quando alla fine proprio diventa completamente quella famiglia legata soltanto a chi era uno delle componenti e tutto il resto è concluso. E lì è ancora famiglia, ma non c'è più la comunicazione, non c'è più l'amore. Allora ecco l'importanza che le famiglie non abbiano quel simbolo della nostra cultura occidentale, che è il simbolo della porta blindata, per cui sono come delle cellule isolate. Nei nutrimenti terrestri Gid diceva: famiglie, io vi odio perché siete focolari chiusi, porte serrate, geloso possesso di felicità. Beh, questo non sempre, però quante volte, soprattutto la cultura contemporanea, ci ha abituato a chiudere la famiglia, a fare sì che non sia il tempio che irradia, ma semplicemente un perimetro, una prigione chiusa in se stessa. E qui allora ecco il discorso del come, vedete, la differenza anche della concezione della casa, anche architettonicamente, come era nel nostro passato, che approdava nel cortile, dove tutte le porte si aprivano, dove dominava anche la mormorazione, ma era segno di interesse alla fine. Ora uno può morire nell'appartamento accanto ed essere scoperto 15 giorni dopo, perché i vicini non si preoccupano se non del segnale dell'odore cattivo che emana. E quindi c'è veramente una riscoperta ancora di questo grande tempio che è la casa della famiglia, dove le generazioni vivono la loro esperienza profonda di fede e di amore, ma dove anche sono in grado di irradiarsi nel mondo. Io ho concluso, ne vorrei concludere con due momenti brevissimi, sono gli ultimi che dedichiamo a questa riflessione. Primo è un elenco, è l'elenco della somma di questioni aperte. Il discorso che io ho fatto è un discorso di principio, certamente è un discorso che attinge alla concezione, all'antropologia cristiana, attinge alla concezione, alla visione cristiana della generazione anche. Ecco, allora proviamo un po' a vedere quante questioni sono aperte, alcune saranno trattate anche durante il percorso che voi farete, ma altre devono essere proprio studiate e sono laceranti in molti casi. Primo elemento, la filosofia. Il tempo, la categoria tempo, che cosa significa la generazione, cioè come viviamo il tempo, e dall'altra parte l'immortalità. Perché, per esempio, nell'antichità generare i figli voleva, era quella che si chiamava l'immortalità mnemonica, l'immortalità nella memoria, ti ricordano i figli e per questo tu sopravvivi. Ancora, l'ho fatto già accenno, pensiamo alla psicologia, i complessi, l'educazione, la pedagogia, la complessità delle relazioni. Terzo, le questioni bioetiche, etiche, le questioni giuridiche anche. Pensiamo ai nostri giorni, che cosa vuol dire? Problema, la fecondazione artificiale, come cambia anche i meccanismi che erano quelli tradizionali, biologici, tradizionali. Pensiamo al tema dell'utero in affitto, pensiamo, l'abbiamo visto proprio ieri, già sulle cronache, anche
questo nuovo, questa nuova concezione anche della coppia stessa, della famiglia, la famiglia omosessuale, la coppia omosessuale. Come vedete i problemi sono anche problemi nuovi, inediti e qualche volta anche di grande tensione, che richiedono non soltanto di essere affrontati in una maniera istintiva, in una maniera superficiale, ma richiedono riflessioni di tipo antropologico, di base, cioè, molto delicate e complesse. Ancora, andiamo avanti. Pensiamo alle questioni sociologiche, la difficoltà nella generazione, la difficoltà della famiglia. La mentalità delle diverse generazioni sono impenetrabili l'una all'altra come le monadi di Leibniz, diceva lo scrittore francese Maurois. Non è vero questo, però è fuor di dubbio. Pensate dal punto di vista anche culturale, socioculturale, che cosa vuol dire la comunicazione tra generazioni. Io mi sto interessando molto, appassionando anche, devo dire, alle culture giovanili. E perché i giovani che sono anche qui parlano un linguaggio diverso dal mio. La loro musica non è la mia. Io ho provato, mi sono messo con buona volontà ad ascoltare, l'ho detto anche in un'intervista diffusa, molto diffusa, mi sono messo con pazienza, con un mio orecchio che è abituato ad ascoltare altri disegni arabeschi musicali, ad ascoltare un CD, come mi avevano spinto a fare, di Amy Winehouse. Vi dico che per noi è una fatica, ma d'altra parte, se io cammino per Roma la domenica mattina, sul Lungotevere, io incontro 15-20 giovani magari che stanno facendo footing e tutti vanno con la cuffia, indubbiamente. Che è anche una forma forse per calare la visiera nei confronti del mondo esterno, che a loro il nostro, che non interessa più, ma sta di fatto che hanno veramente. E qui ecco perché ancora il tema della generazione è un tema socioculturale che dovrebbe essere affrontato. E da ultimo, e questa è anche l'ultima mia considerazione che mi permette di passare anche all'ultima mia parola, le generazioni comunque sono il simbolo più alto che noi abbiamo della novità. Noi dobbiamo essere consapevoli, lo dico io, generazione del passato, che loro hanno un altro passo da fare nella vita, che io probabilmente, anzi, quasi certamente non farò se non in una piccolissima parte o per niente. Sono un'altra storia. E guardate che anche Maria ha fatto fatica nei confronti di Gesù. E proprio lì si vede chiaramente. Vi ricordate la scena nel Tempio di Gerusalemme? Maria e Giuseppe. Questo figlio che a un certo momento non ritorna a casa, se ne sta nel Tempio. Loro vanno e loro il figlio risponde, vabbè in questo caso sappiamo bene che significato ha quella risposta, però la risposta è veramente per dire io non sono più della vostra famiglia soltanto, io sono qualcosa di nuovo, nuovo in una maniera che noi ben sappiamo, ma questo vale per tutti, non sapevate che io devo stare nella. Lì il testo greco può essere tradotto nella casa del Padre mio, o devo compiere le opere del Padre mio, nella casa del Padre mio, cioè io ho un'altra casa, ed è l'altra casa che dovrebbe costruire, vede, la novità. E Maria e Giuseppe in quel momento, cosa dice il Vangelo di Luca? Non capirono quelle parole, non riescono a capirlo, la fatica. E vedete che la storia di Maria, poi in ultima analisi, se stiamo ai Vangeli, è alla fine la perdita progressiva di suo figlio. Suo figlio si distacca sempre di più.
Quando gli dicono guarda che c'è qui tua madre e i tuoi fratelli, dice, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Dice se vogliono essere tali sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica e obbediscono a questa parola. E poi il punto terminale della maternità di Maria più alto è là sul Calvario, quando perde suo figlio, lo perde completamente, però è una perdita che è di una fecondità estrema, diventa madre in un altro modo, di un altro orizzonte di figli, la comunità ecclesiale. Ecco perché allora dobbiamo celebrare la bellezza delle generazioni come novità. E allora io vi ricorderei, concludendo quello che diceva un aforisma rabbinico, che diceva, vedete, noi uomini facciamo le monete con un unico conio e le monete sono tutte uguali. Dio edifica l'umanità con un unico conio, sono tutti figli di Adamo, eppure sono tutti diversi. Tant'è vero che, guardate, noi qui non ce n'è uno uguale all'altro che ha le impronte digitali uguali. Questo immenso moltiplicarsi, questa novità estrema. E allora impariamo, lo citiamo in finale perché per questa cosa lo si può citare, anche se non è molto popolare, ma non è un grande capolavoro. Khalil Gibran, il suo profeta, parla anche del matrimonio, parla della generazione e ammonisce i genitori così, su una verità oggettiva, ma non sempre facile da accettare. I vostri figli non vi appartengono. Potete amarli, ma non costringerli ai vostri pensieri perché essi hanno i loro pensieri. Potete custodire i loro corpi, ma non le loro anime, perché esse abitano in case future che voi neppure in sogno potete visitare. Io vorrei salutare ora tutti quelli, se ce ne sono qui in mezzo a voi, le madri che forse stanno aspettando un figlio, o comunque tutte nella città di Bergamo, nei vostri paesi, tutte le generazioni che stanno sbocciando, perché mi sembra vera, sul tutto il discorso che abbiamo fatto, mi sembra vero quel verso di Tagore che diceva che finché nasce un figlio è segno che Dio non si è stancato dell'umanità. Grazie.